Va bene. Buongiorno a tutti. Spero vi siate ripresi in questi 10 minuti da tutti i vettori che avete visto la lavagna. Io non ho gessetti colorati, quindi facciamo cose diverse. Allora, voglio spendere buona parte di questa prima lezione di oggi per condividere con voi il lavoro, il percorso che faremo in questo corso, quindi un'introduzione che prova ad andare un po' al di là di quello che è riassumere ciò che c'è già scritto sul programma del corso, sulla guida dello studente, in cui cercherò di darvi già anche un'idea, no, del punto d'arrivo del corso. E poi avremo 14 settimane per arrivarci effettivamente. Allora, giusto per controllare che nessuno di noi, me compreso, abbia sbagliato aula, il corso si chiama Informatica, sono 8 crediti e dovreste essere persone che hanno questi cognomi, più o meno spazi o apostrofi nel nome, nel cognome, che rende sempre interessante capire dove uno si trova, ma se avete visto, se sul portale della didattica trovate il mio nome, vuol dire che siete, in base all'ordinamento alfabetico, in questo corso. Corso numero 7 di 21-22, non ricordo mai quanti siano, come sempre la batteria di n corsi paralleli, che copre tutto il primo anno comune di ingegneria. Questi corsi sono stati progettati per essere abbastanza, quasi completamente allineati come programma, no? Lo dico già subito perché è la prima preoccupazione: l'esame sarà identico per tutti e 20 passacorsi. Quindi il giorno dell'esame sarete tutti insieme e farete lo stesso esame dei vostri compagni che seguono il corso con i miei colleghi, con qualsiasi degli altri corsi paralleli. Quindi abbiamo progettato il corso in questo modo. Non solo l'esame sarà lo stesso, beh, non dico lo stesso identico perché per motivi di capienza di aule non potremmo avere un unico orario parallelo per tutti, dovendo lavorare su 3 orari, ci sono dei compiti diversi, ma in realtà sono poi mescolati in modo indipendente rispetto alla suddivisione dei corsi. L'altro punto di sincronizzazione, ne parliamo tra un attimo, è il laboratorio. A partire dalla terza settimana di corso, quindi non scaldatevi ancora per ora, faremo laboratorio informatico e i testi di esercizio dei laboratori sono gli stessi settimana per settimana. Questo ovviamente non significa che le parole che dico io saranno esattamente le stesse di quelle che dirà un mio collega, o magari alcuni argomenti saranno affrontati a partire da un approccio piuttosto che un altro, ovviamente perché ciascuno di noi cerca di dare il meglio di come sa fare, ma ogni settimana di fatto porteremo avanti gli stessi argomenti. Quindi se avete qualche amico con cui volete studiare, siete sicuri che, diciamo, le tematiche sono esattamente le stesse, esattamente allineate, esattamente sincronizzate. Quindi, in questo corso vedrete due persone, il primo sono io, Fulvio Corno, e l'altro Sandro Cumani che si occuperà soprattutto della parte di laboratorio, da qui in avanti, e della parte di, diciamo così, delle soluzioni, degli esercizi e cose simili. Vabbè, questo è solamente per verificare di essere nello stesso posto e sapere perché ci siamo. La mia chiacchierata di oggi si sviluppa lungo questi 4 punti più quello finale che semplicemente contiene un po' di contatti. Inizio con una sorta di benvenuto, un po' strano, voi mi dite, ma che mi fa il benvenuto dopo 6 mesi di lezione? A costo di farmi uccidere dai miei colleghi che fanno gli altri corsi del primo anno, la frase che ho scritto qua sopra è che questo, benvenuti perché questo è il primo corso di ingegneria. Primo corso in cui si ragiona come ad ingegneria. Il primo corso in cui si impara a progettare, che è il lavoro che noi cerchiamo di fare e voi cercherete di imparare a fare diventando ingegneri. E questo è forse il punto di partenza e il punto d'arrivo di questo corso.
È un corso che da alcuni viene percepito come semplice, da altri come insormontabile. Non, tanto le voci circolano, quindi non è inutile nascondere. Proprio perché l'approccio è diverso. Non c'è da imparare teoremi, non c'è da studiare dimostrazioni, non c'è da imparare metodi, in parte sì, ma non molto, metodi risolutivi, metodi esecutivi. Come avviene invece nei corsi di scienze, ma matematiche, fisiche, chimiche, che state facendo, che avete fatto, no? In cui essenzialmente si va ad apprendere quello che è un corpus scientifico e metodologico esistente, si tratta di imparare ad affrontare dei problemi con quei metodi che in buona parte sono codificati. Qui facciamo il contrario. Qui partiamo da un problema. E progettare cosa vuol dire? Vuol dire prendere un problema e risolverlo. Risolverlo non vuol dire fare i passaggi per arrivare a 3.75, che è il risultato giusto. Nella progettazione non c'è il risultato giusto. C'è 1, 10, 100.000 risultati che sono soddisfacenti. Soddisfacenti nel senso che soddisfano le specifiche che erano state poste all'inizio. Ma queste 100.000 soluzioni, tutte soddisfacenti, possono essere alcune migliori, altre peggiori per vari aspetti, ma magari sono tutte buone. Quindi quando voi mi chiedete mi dà la soluzione, non c'è. La soluzione ne ho una io, ne ho una tu, ne ho una lui, ne ho una lei. E questo già ci combussola un attimino il modo di lavorare. Non c'è più il testo e la soluzione dell'esercizio, la soluzione del problema. C'è un problema da risolvere, e tante soluzioni possibili per quello stesso problema. Dipende da come l'affronto, dipende da quali cose assumono per me maggiore importanza e quali meno, e quindi farò una soluzione che insiste di più su alcune parti e meno su altre del problema, cura meglio alcune parti piuttosto che altre. L'unica cosa importante è che le soluzioni soddisfino le specifiche, cioè ciò che mi hanno detto di fare. Ovviamente non posso soddisfare specifiche a caso, ma l'ingegneria insegna a rispettare anche i vincoli. Vincoli di tempo, di budget, di capacità, di potenza di calcolo, di memoria, di soldi, di strumenti disponibili. Cioè devo trovare una soluzione nell'ambito circoscritto in cui mi trovo. È un po' diverso. La parte difficile è imparare a pensare in questo modo, pensare in modo progettuale. Quindi noi qua andiamo a imparare informatica, no? Per carità, quindi noi vi daremo durante il corso dei problemini più o meno scemi o più o meno interessanti, divertenti, che sono di calcolo, gestione dati, interazione con l'utente, problemini che si possono risolvere con un programma software, in cui lo strumento, dicevamo, con gli strumenti disponibili, lo strumento è ovviamente il calcolatore. Ma il modo di pensare, quindi perché qui siamo in informatica, siamo ingegneria informatica, quindi il modo di pensare è quello proprio dell'ingegneria, che poi vi ritroverete nei corsi successivi di progetto, dove c'è da progettare, no? Questa è forse la difficoltà principale, non è imparare il linguaggio C, che ha le sue graffe, le sue punte virgole, le sue virgolette, con cui impareremo a convivere, no? È imparare a pensare in questo modo. E posso dire, prima lo fate meglio è. Nel senso che non solo, diciamo così, in generale per l'ingegneria, ma soprattutto nello specifico per questo corso, sarà quasi 20 anni che tengo corsi il primo anno, anche, l'esperienza insegna che chi lo lascia troppo indietro ha molta più difficoltà, perché nel frattempo arrivano corsi successivi che vi indirizzano, vi formano la mente nelle varie discipline in cui siete divisi, perché voi qua fate tutte le branche dell'ingegneria, e diventa difficile andare a riprendere le cose di base che sono qui. Perché poi le nozioni principali qui dentro, al di là di qualche cosa che impareremo sul linguaggio e sulla sintassi, è riflettere sul modo di ragionare, riflettere sul modo in cui si risolve un problema. Tra 10 minuti faremo un esempio insieme per cercare di capire meglio di che cosa sto parlando, perché adesso sembra che un po' stia vaneggiando.
Quindi è un corso difficile a modo suo, in modo diverso rispetto agli altri corsi, no? Non rispetto ai corsi di matematica o di chimica che avete fatto finora. Non nascondo che dietro questa, cioè così, apparente difficoltà ci sia molta anche predisposizione personale. Ci sono persone che trovano alcune queste cose molto facili perché forse hanno già un modo di pensare, non è tanto la conoscenza, la scuola da cui proviene, è il modo di pensare più razionale, più ordinato, per cui si trovano più facilmente incasellati. Altri invece faticano di più, ma non si muore. Quindi c'è più da imparare a fare in un certo modo che non tanto da imparare a sapere. L'esame sarà, e tutto il corso è estremamente pratico sul fare, non ci sono tomi così da sapere. Le cose da sapere, le nozioni da sapere probabilmente ce la potremo cavare in 2 ore. Tutto il resto è saper mettere in pratica quelle nozioni, riuscendo a costruire qualcosa di nuovo, di nostro, che non esisteva prima nell'universo, che è la nostra soluzione a un certo problema. Questo alla fine dà soddisfazione. Allora, di che cosa parliamo? Programma di studio e materiale didattico. Programma del corso, quindi, per la buona parte, affronta quei 2 punti qua in basso, che sono problem solving, detto un termine che in ambito informatico dice qual è imparare, no? Una metodologia per affrontare la risoluzione dei problemi. Che non significa programmare. Programmare viene dopo, programmare in un linguaggio di programmazione significa codificare in un certo linguaggio quello che è il metodo risolutivo di un problema. Ma il problema lo devo già saper risolvere prima. Poi se io anche conosco un linguaggio di programmazione, non so come si risolve il problema, non ci ho ragionato, non l'ho capito, non serve a niente. Quindi sono 2 entità separate, attenzione a non confonderle. Ok? Il primo è, dato un problema, come affronto i passaggi, i passi, le sequenze necessarie alla sua risoluzione? E il secondo punto è, come faccio a spiegare questi passaggi alla macchina? Ma a quel punto potrei anche spiegarlo a un amico, potrei anche spiegarlo non necessariamente a una macchina. Si tratta solamente di usare il linguaggio adatto all'oggetto, alla persona verso cui sto spiegando il metodo risolutivo. La parte chiaramente complessa è riuscire, no, a esprimere un metodo risolutivo per risolvere problemi che in realtà noi, come esseri umani, sappiamo risolvere molto facilmente, appoggiandosi in buona parte all'intuito, alla conoscenza pregressa delle cose. Un conto però è sapere una cosa, saperla fare, in un caso particolare magari, oggi adesso con questi numeri. Diverso è sapere insegnare a risolvere quel problema in un caso generale senza sapere a priori quali sono i dati su cui lavorare, in modo che poi chi lo deve risolvere lo possa risolvere beceramente, cioè senza intelligenza, semplicemente eseguendo le mie istruzioni senza la mia presenza e vedendo solo all'ultimo momento i dati su cui deve lavorare. Quindi c'è una sorta di distacco tra quando io penso come risolvere il problema e quando qualcun altro, la macchina, lo dovrà risolvere. A quel punto è da sola. Oltre a questo, che sarà il 90% del corso, no? Lavoreremo a fare programmi partendo da quelli più semplici, via via su quelli più complicati, in mezzo ci inframmezzeremo anche ovviamente delle informazioni che ci servono per capire che cos'è l'oggetto che stiamo programmando. Quindi qualche informazione sull'architettura dei sistemi di elaborazione, che è una frase complicata per dire come è fatto dentro un calcolatore, quali sono i suoi componenti, i suoi pezzi e che cosa servono, e perché funziona in un certo modo, perché funziona, detto in modo molto semplificato, chiaramente poi quelli di voi che proseguiranno su ingegneria informatica o elettronica ovviamente vedranno le cose più da vicino, qui abbiamo pochissime ore da dedicare a questo argomento. E soprattutto anche quelli che sono i principi di funzionamento dell'informatica, cioè la numerazione, i bit, la logica, che sono poi i principi logico-matematici che fanno sì che quella cosa lì alla fine funzioni anziché collassare su se stesso in un fumo di pixel. E questo lo andremo a inserire inframmezzando le varie, diciamo così, argomenti di programmazione man mano che ci servirà andare a introdurre questi temi. Potranno essere a livello qualitativo, quantitativo, una dozzina di ore sulla parte che chiamiamo di teoria, diciamo così,
il resto, quindi 80-12 fa quello che fa, è sulla parte di programmazione. Allora, prima di poi, adesso vi elenco i libri, il materiale, eccetera, ma proviamo a ragionare così, su un problema. Ah, impariamo a risolvere problemi. Allora, io mi sono inventato un problema. Questo. Quali sono i nomi di battesimo più frequenti in quest'aula? Facile, no? Questo qui, normalmente, lo vedremo, lo apprezzeremo, è già più difficile del tipico esame medio che dovrete superare. Gli esami sono un pochino più facili di questa cosa qua. Allora, chi me lo sa dire? È chiara la domanda? Come facciamo? Per alzata di mano. Chi si chiama Abele, prendiamo i vari nomi in ordine alfabetico, e contiamo le mani. Questo è un modo, per carità, sperando che non ci sia un nome particolare che non compare nel dizionario dei nomi. Allora, quello che noi dobbiamo pensare, di fronte a questa domanda stupida, fossimo in quattro, si risolverebbe all'istante. Ci conoscessimo, vi conosceste tutti da 10 anni, si risolverebbe all'istante, perché sarebbe già saltato fuori in 100 discussioni o scherzi. E qua però bisogna darci un metodo di risoluzione, se non vogliamo stare a guardarci qua per la prossima ora dicendo, sì, sì, si fa, basta, basta cosa? Basta mettersi lì, adesso possiamo anche dire, non facciamolo, uno per uno si alza in piedi e dice il proprio nome. E poi chi tiene i conti? E come? Perché poi questo è il problema, darci un metodo che alla fine ci permette di arrivare alla soluzione. Nella banalità della domanda vediamo delle difficoltà oggettive, non dico insormontabili, ma non banali invece. Allora, qual è il processo che seguiamo? Il primo processo è sempre quello di partire da un'analisi, cioè che cosa mi stanno chiedendo, che cosa devo fare. Qual è il problema che sto cercando di risolvere? Voi tutti mi avete mentito un attimo fa, o avete mentito voi stessi, è chiara la domanda? Tutti hanno detto sì, ma non è chiara per niente questa domanda, è piena di ambiguità. Quindi, innanzitutto dobbiamo capire il problema e definire quello che è scritto, i vincoli e definizione dei vincoli e definizione delle specifiche. Allora, quali sono i nomi di battesimo più frequenti in quest'aula? Allora, l'unica cosa chiara è più frequenti, no? Che secondo me non è ambiguo, che vuol dire che sono i nomi che appaiono, compaiono con maggior frequenza. Dopodiché, già il termine nome di battesimo, che purtroppo in italiano si dice così, ma in un contesto mondiale o multiculturale non ha significato, no? Adesso in questo caso non ci sono molti, in alcuni corsi invece la percentuale non mi pare di non vederne, di persone che vengono dalla Cina ad esempio è molto più alta, lì non esiste il concetto di nome e cognome, è diverso, ma anche solo stando in Europa ci sono... Ad esempio, in alcune nazioni scandinave non esiste il cognome, no? Il cognome è preso dal primo nome del padre. Ma non stiamo, semplicemente per dire, noi ci siamo capiti che il nome di battesimo vuol dire il primo nome, il nome, gli americani lo chiamano given name, il nome che ti hanno dato, no? O first name. Purtroppo dire solo nome non vuol dire niente, il nome di battesimo non è preciso, bisognerebbe spiegarlo meglio, no? E poi cosa fare con i nomi composti? Maria Chiara, conta come un nome Maria Chiara oppure conta come un voto Maria e un voto Chiara? No, va bene tutte e due, però dobbiamo metterci d'accordo. Sono modi diversi di interpretare una specifica. Questa non è una specifica, è una frasetta che ho detto nel corridoio. Quindi devo chiarire bene che cosa intendo, qual è l'insieme delle parole o parole composte che voglio considerare. Non è chiaro lì, non è esplicito. Devo analizzare il problema e farmi tutte queste domande.
In quest'aula è un'altra difficoltà perché, sai, uno entra, l'altro esce, non so esattamente quali sono. Adesso noi magari concedetemi di risolvere il problema in un modo leggermente diverso. Quali sono i nomi di battesimo più frequenti tra gli iscritti a questo corso? Perché io poi sul portale della didattica riesco a tirarmi giù l'elenco degli iscritti, però non so quanti sono fisicamente presenti qua. No? Non sarebbe impossibile, ma porterebbe via troppo tempo avere esattamente i presenti in quest'aula. No? È più facile da spiegare, però è più difficile da ottenere. Quindi, però anche questo significa che c'è una fase di acquisizione dei dati, delle informazioni, che non devo trascurare. Da dove arrivano le informazioni? Chi me le dà? E come? Facciamo circolare un foglio, ciascuno scrive il proprio nome, scarabocchiato, e dopodiché, una volta che ho un foglio di carta in mano, da dove lo infilo? No? Nel calcolatore perché possa avere questa informazione. No, lo devo scrivere, lo scrivere in che modo? In che formato? Con che programma lo scrivo? No? Domande sembrano banali, però poi quando uno va a affrontare un problema, tutti questi piccoli punti li deve disambiguare, cioè deve rimuovere l'ambiguità che c'è. E poi quali sono? Che razza di domanda è? Io non posso chiedere a una macchina quali sono, io a una macchina devo parlare al modo imperativo, fai. Fai una certa cosa. Allora, ovviamente non gli potrò dire calcola o determina quali sono i nomi di battesimo più frequenti tra gli iscritti al corso. Beh, sì, posso, però se gli dico determina, a parte che non capisce detto in questo modo, ma quindi bisognerà imparare un linguaggio per dirglielo, ma se dicessi calcola quali sono i nomi più frequenti, la macchina frulla un attimino. 40 millisecondi e mi scrive ok. Come ok? Ma hai detto di che? È così, perché ho detto determinali, e li ha determinati, bene, fine, finito il suo lavoro. Va a prendersi un caffè. Allora devo dire stampami a video, e vabbè, era scontato. No, non è scontato, non c'è niente di scontato. Stampami a video l'elenco dei nomi di battesimo più frequenti tra gli iscritti al corso. Qui si complica, no, il testo, bisogna spiegare bene. E qui non è ancora soluzione, è solo capire il problema. Stampami video, va bene. Stampami video cosa? L'elenco dei nomi più frequenti. Tutti. Cosa vuol dire più frequenti? Più rispetto a cosa? Il più frequente? I primi tre? I primi 10? Devo dirlo, no? Perché se no dico, se no sono tutti frequenti, almeno una frequenza almeno uguale a 1 ce l'hanno. E in che ordine? Mescolati? I 50 più frequenti sono questi. E poi cosa mi dice? Niente. Perché se non so qual è il primo, il secondo, il terzo, allora dovrò dire stampami i primi, non so, 10, 20 nomi più frequenti, ordinati per valore di frequenza decrescente, quindi fammi vedere prima quelli che sono più frequenti, poi dopo il secondo, poi il terzo, poi il quarto. E quelli a pari merito? Cacchio, non ci avevo pensato. Allora magari non sono esattamente 20. Vabbè, dovremmo poi. E poi magari viene bene a fianco del nome scrivere la frequenza, no? Questo nome ce ne sono 10, questo nome ce ne sono 5, eccetera. Quindi bisogna spiegare, non solo devo spiegare bene da dove arriva l'ingresso, l'input, i dati e come sono fatti, devo anche spiegare bene come voglio l'output. Me lo salva in un file, me lo fa vedere a video, se lo calcola e se lo tiene per sé, e se me lo stampa me lo salva in che formato, uno per riga, tutti sulla stessa riga, voglio sapere il numero, la frequenza oppure no. Tanti dettagli. Finché non abbiamo capito che ci sono tutti questi dettagli, non possiamo partire. Vedrete che i testi d'esame non sono lunghi una riga, anche se vogliono dire la stessa cosa. Il testo d'esame è lungo mezza pagina abbondante, perché la domanda è una sola di solito, se sta in due righe. Tutto il resto serve per spiegare il contesto, i vincoli, le specifiche, le condizioni al contorno. Per far sì che il problema sia ben definito, altrimenti il problema è non ben definito, ognuno fa che cacchio vuole, fa un programma che stampa ok e fa finta di aver trovato i nomi, no? Fatto questo, capito questo, c'è la fase successiva, che in realtà è quella più interessante, più critica, è quella di progettazione.
Cioè, ok, adesso abbiamo capito cosa vogliamo, quello là Pignolo mi ha detto che devi spiegare bene tutto. Una volta che ho spiegato bene tutto, però non ho ancora risolto il problema. Ho capito che cosa il programma dovrebbe fare e magari con tanta pazienza e tempo sarei in grado di farmelo io a mano. Adesso però devo insegnare a una macchina a farlo. Io questo l'ho spezzato in due puntini che ho chiamato scelta della strategia e formulazione di un algoritmo. Scelta della strategia vuol dire devo farmi venire un'idea, che poi di solito si condensa in un concetto semplice o due o tre concetti, un lampo, no? Non dico di genio perché non serve per queste cose qui, ma un lampo risolutivo in cui dici certo, così si fa. Dopo che avete avuto questo lampo è ovvio il resto è in discesa. Si tratta poi di formalizzare, formulare un algoritmo, cioè, quindi strutturare questa idea, questo lampo di risoluzione attraverso una serie di passaggi che possono essere appunto espressi o spiegati a qualcun altro. E in questo caso come faremmo? Tante volte ci si ispira a come faremmo noi a mano, facendo attenzione non tanto a saperlo fare, ma a capire come ci comportiamo nel farlo, perché poi lo dobbiamo spiegare un altro. E qui significherebbe, vi dico cosa mi è venuto in mente a me, scelta la strategia, mi è venuto in mente di prendere tutti i nomi uno dopo l'altro, così come compaiono, e una volta che vedo un nome mi faccio un elenchino di nomi che ho già visto. E ogni volta che vedo un nome di una persona in più, vado a controllare se ho già visto un'altra persona che si chiamasse in quel modo. Non mi importa chi sia, l'ho già vista, sì. Se sì, metto uno spunta a fianco, no? Dico, ok, questo l'ho già rivisto. Se invece è nuovo, lo aggiungo. Quindi la strategia è crearsi una lista dei nomi che ho già visto, che all'inizio sarà vuota. Poi vedo il primo nome, Tizio, allora scriverò Tizio, non voglio usare i nomi veri perché so già qual è la frequenza maggiore. Vedo un Tizio, allora scrivo Tizio 1. Poi vedo Caio e scriverò, dove c'è scritto Tizio 1, sotto scriverò Caio 1. Poi rivedo un altro Tizio e allora dico, no, attenzione, non è che devo aggiungere di nuovo Tizio 1, perché Tizio ce l'ho già, dovrò cancellare quell'1 e mettere un 2. E vado avanti così. No, questo è un modo, forse più semplice. Prendo i nomi nell'ordine in cui mi arrivano e poi, man mano che mi arriva uno, controllo, ce l'ho già, mi faccio un elenco a parte, con solo i nomi e a fianco il numero di volte che li ho visti, e ogni volta che ho un nome in mano dico, questo ce l'ho già? Se sì, vado semplicemente a incrementare il numero di volte che l'ho visto. Se non ce l'ho, devo aggiungere una riga e partire da uno. E vado avanti, fino in fondo. Una volta che sono in fondo, ho questo elenco di nomi con a fianco la quantità, la frequenza, che non è ancora ordinato. Devo poi rimetterlo in ordine, perché sono ordinati in ordine d'apparizione, no? Come sono i titoli di coda dei film, il primo che ho visto è il primo lì, è messo in alto, poi magari quel nome lì non compare più. Allora dovrò riordinarli in modo da mettere in testa quelli che sono più pesanti, più frequenti, e poi gli altri dopo. E poi finalmente dovrò stamparli. Questa è la mia strategia. Conto i nomi man mano che li vedo, li riordino e li stampo. Poi è chiaro che ciascuno di questi punti a sua volta andrà sviluppato. Quindi vorrà dire che mi dovrò imparare a gestire delle strutture dati, cioè dei posti in cui memorizzare i dati che sto elaborando, questo famoso elenco di nomi. Non è che lo scrivo su un pezzo di carta, il calcolatore lo scriverà nei dati interni al programma, poi capiremo di cosa sto parlando. Come fare a mettere in ordine? Anche quello è un altro problema. Ci sono dei libri interi su come fare a mettere in ordine un elenco di nomi, nomi o di valori. Farlo in modo più o meno efficiente. Però una volta che abbiamo, non è l'unica, è strategia, ho detto questa, è quella, la prima che mi è venuta in mente. Ce ne sono altre. Fatemene dire solo una, velocemente. Mettetevi in fila, ma in fila per ordine alfabetico del vostro nome. Non è che fisicamente sposto le persone, sposto i nomi in un elenco, ordinandoli per nome, anziché per cognome. Gli elenchi sono tutti ordinati per cognome, e io ordino per nome. Allora dovrò fare un pezzo di programma che è capace di riordinare per nome, va. Ma una volta che li ho ordinati per nome, tutti gli Abele sono tutti vicini. Allora non devo andare avanti e indietro e dire ma quanti ce ne sono di questo? Li ho lì,
di conto, finché non cambia il nome sono loro, è un pacchettino di nomi che sono finiti, quelli che devo contare insieme sono finiti tutti vicini. Alla fine arrivo allo stesso risultato, in un modo molto diverso. Riordino le persone per nome e poi conto i pacchettini di nomi consecutivi uguali. Altro esercizio che faremo tra 4 settimane è trovare in un vettore una lista di elementi quali sono quelli consecutivi uguali. Programmino io di 10-15 righe questa roba qua. Però sono tutti sotto problemi, sotto punti, ciascuno dei quali richiede un suo ragionamento. Più andiamo avanti, chiaramente più i sottopunti sono semplici, sono piccoli e richiedono meno ragionamento. Però il grosso lavoro è prendere un problema che è espresso in una riga, poi magari espresso in mezza pagina per spiegarlo meglio, e decomporlo, darci una strategia per decomporlo in problemi più semplici. E ciascuno dei quali poi li prendiamo uno a uno e a sua volta lo ridecomponiamo. Fino a quando non arriviamo a qualcosa di talmente semplice che è fatto di operazioni elementari. Elementari per chi? Per chi li deve eseguire, non per me. E una volta che ho capito questo, che vi dicevo è la parte difficile, ma anche quella creativa, quella si passa poi all'implementazione. Cioè prendiamo questo algoritmo che ha di fatto le istruzioni di come far risolvere il problema e lo codifichiamo in un linguaggio adatto a un calcolatore. E quindi lo spieghiamo. Prima dobbiamo convincercene noi, e quindi faremo degli scarabocchi, faremo quello che chiameremo diagrammi di flusso, faremo dello pseudocodice, per aiutarci a non perderci, no? Poi a un certo punto lo trasformiamo, trasportiamo all'interno di un calcolatore, parlando la sua lingua. Allora, una volta che avete capito come risolvere questo problema, voi provate a immaginare di spiegare a un'altra persona come viene risolto, come deve essere risolto. Okay, quindi ho capito come si fa, adesso entra uno da quella porta che non sa niente di tutto questo, non sa di che cosa stiamo parlando, minimamente, e gli spiegate cosa deve fare. Per filo e per segno. Non capisce questo. Non è pagato per capire. Ma non capisce proprio di suo. Immaginatevi la persona più idiota che conoscete. Non ditemi il nome. Fatela 100 volte più idiota. Ottuso, non idiota, ottuso proprio. Quelli proprio di legno, no? Che se gli dici una cosa bene bene, allora la fa. Ma se sbagli un attimino, e ti risponde, ok, l'ho fatto, anziché darti l'elenco. Proprio ottuso, ottuso, ottuso. Capace, capace, non sbaglia. Obbediente, preciso, ma ottuso. Che abbia un vocabolario di 10 parole, 15. E quindi dovete spiegarglielo con quel vocabolario lì, perché se lo dite in un termine più complicato non lo capisce. Potete insegnargli nuove parole, ma ogni nuova parola dovete spiegargli bene bene che cosa significa. E se sbagliate una virgola, lui si ferma. Dice, non ho capito, e non lo fa. Quando va bene? Quando va male, capisce sbagliato, anzi non è che capisce sbagliato, siete voi che l'avete detto sbagliato, e fa una cosa diversa. Fa quello che gli avete detto per filo e per segno. Questo è programmare. Insegnare agli ottusi, alle macchine, a fare le cose. Non potete mai pretendere che la macchina capisca ciò che gli avete chiesto di fare. Mai. La macchina fa, non capisce, non pensa, non, ah ma sì, io a volte vedo persone magari durante gli esercizi, durante il corso, fa, ma qui il computer come si comporta, cosa vede, cosa, ma no, niente, lui fa, non capisce. Prende quello che gli hai detto, una riga dopo l'altra e lo esegue. Quindi, una volta che ci siamo convinti di saper, finito la progettazione, di saper risolvere il problema, dobbiamo fare uno sforzo in più per spiegarlo in termini così di basso livello che anche una macchina lo possa capire, al di là di ogni ambiguità. E qui ho messo insieme la codifica, il test e il debug. Il test vuol dire provarlo, no? Lo scrivo, codificare la soluzione significa scrivere un programma
il testo dice proviamo a vedere se funziona. Proviamo a vedere se funziona, lo provo magari su un elenco di 5 nomi, non su di 300 nomi. Perché così so già cosa deve venire, cosa mi deve calcolare. Con 5 nomi, magari con 5 tutti uguali, con 5 tutti diversi, lo provo in modi diversi per vedere se tira fuori, su casi noti, su casi semplici, se tira fuori risultati sensati. E se non li tira fuori questi risultati sensati, si pianta, scrive scemenze, cioè, tira fuori meno frequenti anziché i più frequenti, prende i cognomi anziché i nomi, si incasina se c'è uno spazio nel nome. Un mare di cose possono andare storti, leggetevi i libri sulla legge di Murphy. C'è il debug. Il debug è l'operazione dell'investigatore che cerca di capire perché il risultato è sbagliato. Poi di solito in questa frase si aggiungono sempre delle parole di propria scelta, che non sono facilmente ripetibili in aula. Perché non funziona. E perché non funziona? Mi sembrava giusto. Sono convinto che sia giusto. Beh, l'ho scritto io. Se fossi convinto che era sbagliato, lo scrivevo diverso. E allora devo capire perché la macchina è arrivata a questo risultato. Dove ha sbagliato? No, non ha sbagliato. Dove ho sbagliato? Non è colpa del computer, non è colpa del compilatore, non è colpa dei dati, è colpa del programmatore. Sempre, non ci sono scuse, è l'unica persona intelligente di tutto questo giro. Quindi la colpa deve essere sua. E allora, capire, magari ho sbagliato una virgola, un punto e virgola, una parentesi graffa. Magari ho sbagliato proprio il concetto. Proprio, mi sono dimenticato di qualche cosa di grosso. E allora si va a cercare di trovare l'errore. L'errore può essere nella fase di codifico, ho sbagliato a ricopiare, mi è scappato il dito, è facile quello. O nella formulazione dell'algoritmo, ho dimenticato un passaggio. Ho dimenticato di azzerare i contatori, quindi il foglio quando scriveva tizio, anziché partire da 1, partiva da 107. È certo che poi sembra che ci siano tanti tizio, ma perché è un errore mio che non ho rimesso a 1 quando ho scoperto un nome nuovo. Oppure ho proprio sbagliato la strategia. Pensavo che così se arrivasse, poi quando arrivo alla fine, alla frutta, mi accorgo che no, non va niente. Vabbè, si scopre che ho sbagliato, si torna indietro, si rifà. Si aggiusta, si migliora. Ci vuole di solito tanto tempo per fare debug, correzione degli errori, quanto per fare tutto il resto. Il programma non è finito quando ho finito di scriverlo, il programma è finito quando funziona. E funziona non vuol dire è funzionato una volta. Funziona vuol dire funziona sempre, con qualunque ingresso, con qualunque insieme di dati. E poi alla fine, finalmente, l'abbiamo finito, lo vendiamo. Funziona, o almeno siamo abbastanza convinti che funzioni, e quindi lo possiamo dire, finito, finalmente gli diamo in pasto i nomi delle 300 persone che sono iscritte al corso e vedremo, scopriremo finalmente quali sono i nomi più frequenti. Li volete sapere? Allora, io ho fatto questo percorso nei giorni precedenti, ho implementato l'algoritmo che vi ho sommariamente descritto a parole. Adesso non pretendo di andare riga per riga questa cosa qua. Vi dicevo, questo qui è il tipico un programma di... Quanto è questo? Quante sono? 150 linee, qui non è che devo scrivere di una commedia. 150 linee, non ve le commento una per una, e grosso modo la difficoltà dell'esame che faremo. Come dicevo, l'esame è ancora un po' più facile, qui c'è un paio di difficoltà in più in mezzo, che però non ho scelto io, ho inventato questo problema e poi devi risolvere a un certo punto. E questa è la codifica, a prima vista dice non ci capisco niente, vabbè, ma vedrete che è l'ostacolo minore, quello del, cosa vuol dire, c'è una parentesi, ci sono tanti punti e virgola, ci sono tante parentesi graffe, tante parentesi quadre, e poi c'è, in realtà tutto sta in questo main, che contiene le istruzioni, io qua ho spiegato al calcolatore, usando il linguaggio di programmazione C, che è quello che useremo in questo corso, ho spiegato che lui deve aprire un file in cui ci sono i dati e il file è questo, ci metto un po' perché è lungo, questo file non me lo sono inventato, l'ho scaricato dal portale della didattica in cui c'è l'elenco degli studenti. Era così,
lo prendo così, questi sono i miei dati di partenza, non scelgo io come dovessero essere fatti i dati di partenza. È chiaro che se avessi avuto un file in cui c'era solamente il nome di battesimo e niente altro di queste altre menate intorno, sarebbe stato più comodo, ma non c'è, è fatto così, i vincoli che dicevamo. No? E siete 333, ma la prima riga di intestazione. E quindi io devo leggere questo file una riga alla volta, il mio programma, non io. Io devo dire al computer che lui dovrà leggere questo file una riga alla volta. E poi cosa gli ho detto? Gli ho detto, leggi una riga alla volta, per ogni riga vai a separare con questa sintassi che sembra farci drizzare i capelli, ma non è difficile quando la conosceremo. Separa i vari campi, la matricola, cognome, nome, le varie informazioni che ci sono su ogni riga. E una volta che ho letto una riga, aggiungila a questa tabella, qui ho chiamato una funzione che mi sono inventato io, aggiungi un nome a una tabella di frequenze. Questo addNome è una funzione che ho scritto sotto, che è qua, che cerca, se il nome esiste già, quindi andando a cercare in tutte le caselle già presenti, con nomi già presenti, confrontando il nome nuovo con quelli già presenti, se l'ha trovato o non l'ha trovato fa due cose diverse. Se l'ha trovato, incrementa semplicemente la frequenza che esisteva, che avevo già calcolato, se no le aggiunge. È chiaro che quando io dico lo aggiunge, vedo queste tre righe, voi non siete ancora in grado di capire che quelle tre righe lì vogliono dire lo aggiunge, ma ci arriviamo, no? Però la logica del ragionamento c'è abbastanza nel codice, poi c'è un'operatività pratica di quali sono le istruzioni che devo scrivere per incrementare, per ricercare, per andare avanti, per andare indietro. È semplicemente la trasposizione in questo linguaggio di programmazione del ragionamento. E una volta che ho aggiunto, quindi questo qui lo aggiungo ogni volta che leggo una riga, e questo viene fatto, viene ripetuto tante volte, leggo una riga, l'aggiungo il nome che ho trovato in quella riga, rileggo questa riga, aggiungo il nome, fino a quando non arrivo alla fine del file. Quando sono arrivato alla fine del file, metto in ordine per frequenza, perché ricordiamo che ce l'abbiamo in ordine di apparizione, lo giro per frequenza, e questo qui anche ordina è una funzione che mi sono scritto sotto, che fa degli scambi tra elementi adiacenti per rimetterli in ordine, sulla base di un criterio diverso, e alla fine, dopo che l'ho messo in ordine, stampo. E il risultato finale è questo. Questo è un programma scritto in linguaggio C, programma sorgente, poi vedremo che questo programma va compilato, nel senso che va tradotto, questa è una forma ancora leggibile dal programmatore, la compilazione è poi un'operazione che ne crea una versione eseguibile dalla macchina, cioè la macchina non è in grado di leggere direttamente questo, ma poi ne parleremo, no? Questo è solamente per darvi un flash di quello che succederà. E eseguo questo programma passandogli come parametro il nome del file che contiene tutti i dati. E queste sono le frequenze, ho stampato le prime 20. Va bene. Purtroppo non c'erano premi. Qui sembra facile. Vi ho fatto vedere un programma. Non abbiamo capito niente, ma avete fatto sì, fatto finta di capire. Ma va bene. E alla fine è venuto fuori l'elenco, potrei anche averlo inventato, voi non lo saprete. Imparate a farlo, poi vi accorgerete se ho inventato o no. Se quell'elenco lì è veramente calcolato dal programma oppure l'ho inventato perché qualcuno mi ha dato la mancia per far comparire il suo nome in alto. Sembra facile vedere, al netto del linguaggio che non conosciamo, vedere una cosa fatta da un altro. In realtà non l'ho scritto giusto al primo colpo. No, come dice, il debugging c'è sempre,
per furbo che uno crede di essere, gli errori ne fa, ma gli errori qua ne avrò fatti 3 o 4, di cui uno abbastanza grave, che cioè, ho dovuto poi andare a ritoccare parecchio, ma è normale, non è strano che un programma, lo scritto non funziona, è normale. Se tu lo scrivi e funziona, c'è qualcosa che non va, probabilmente, cioè non hai capito qualcosa, cioè, ma ti manca un pezzo. Come dicevo, il tempo necessario per correggere gli errori, trovare e correggere gli errori, è normalmente uguale o superiore al tempo necessario a scrivere il programma per la prima volta. Quindi impareremo a farli, non si scrivono di getto dalla riga 1 alla riga 150 i programmi, si scrivono un pezzo alla volta, scrivo un pezzettino, comincio a provarlo, a risolvere le magagne. Quindi il primo programma che ho scritto leggeva i nomi e li stampava, semplicemente. Poi una volta che sono sicuro che legge giusti, li stampa giusti, non li stampo più perché tanto non mi serve, vado avanti col programma e aggiungo un altro pezzo. Quindi sviluppo incrementale dei programmi. Vabbè, ma questo era un esempio. Alla fine del corso faremo questo. Lo farete voi, non più io. Ok, dicevamo... Linguaggio C. Allora, imparare a programmare, spero che con questo intermezzo un flash su che cosa voglia dire in pratica ho cominciato a darvelo. Ho detto che lo scopo principale del corso è imparare a programmare in linguaggio C. Perché il linguaggio C? Dice, ma è vecchio, no? Il linguaggio, adesso ci sono cose più alla moda, eccetera. Il linguaggio C, questo qua è un diagramma illeggibile, ma poi lo zoomiamo, che non è lo stesso, ma è simile. No, non ho per le scatole. Il linguaggio C è nato qua. 1971, ben più vecchio di tutti voi. E da questo linguaggio C, questa è la riga già violetta, sono nati, vedete che sono, intanto si biforcano tutta una serie di altri linguaggi, tra cui tutti quelli che oggi vanno tanto di moda. No, qui c'è il Python, qui c'è il JavaScript, c'è il C# che usano per programmare sotto Windows, c'è tutto il flusso di Java, no? È stato influenzato pesantemente dal C++, il quale è stato derivato dal C. Cioè di fatto quello è stato una pietra miliare, linguaggio C, nella programmazione, da cui sono di fatto evoluti quasi tutti i linguaggi di programmazione più moderni. Oggi voi prendete un computer, c'è dentro Windows, il sistema operativo Windows è scritto in C++ che è derivato dal C. Prendete un iPhone, il sistema operativo dell'iPhone, c'è cioè una parte, la più bassa, è di fatto una versione di Linux che è scritto in linguaggio C. Sopra ci sono le applicazioni che sono scritte in Objective-C, che è una variante a oggetti del linguaggio C. Prendete uno smartphone Android, il sistema operativo continua a essere Linux scritto in C, le applicazioni si scrivono in Java, che è un linguaggio a oggetti derivato in parte dal C e in parte dal C++, e poi compilato in una macchina virtuale. Accendete il televisore, 90 su 100 il software che c'è dentro il televisore è scritto in una variante di un sistema operativo, non Linux perché sono più semplici, sistemi operativi embedded scritti in C. Quindi al giorno d'oggi la maggior parte delle cose che abbiamo intorno, dentro, eseguono programmi che sono stati scritti in C o in un linguaggio derivato dal C. E noi partiamo da lì chiaramente. Poi su questo, una volta che uno sa programmare in un linguaggio, diventa relativamente semplice passare a linguaggi diversi. Questa è un po' la base rispetto alla quale si sono evoluti tutti gli altri siti. Navigate su un sito internet, tutta la parte dinamiche sono fatte in linguaggio JavaScript, che è anche lì derivato anche questo dal C. Quindi partiamo da questo e fa vedere che effettivamente ancora oggi, no, le linee di codice più scritte sono in questi linguaggi qui, qua sotto, che sono tutti della famiglia derivata dal C. Gli altri sono una minoranza,
Quindi di fatto stiamo facendo una cosa, stiamo usando un linguaggio che è nato tanto tempo fa, ma è ancora attuale oggi. Ancora attuale e utilizzato oggi direttamente come linguaggio C o come una delle sue varianti, evoluzioni, sono poi linguaggi che possono diventare anche molto diversi, molto più complessi come il Java, il C Sharp, ma dentro hanno ancora il seme delle istruzioni C che scriveremo in questo corso. Ok, adesso passiamo alle istruzioni più pratiche, nell'ultima mezz'oretta. Allora, inizio nel dirvi che gestisco tutto il materiale, tutte le informazioni relative al corso su questo sito qua, che non è direttamente, il link lo trovate sul portale della didattica, quindi se vi collegate al sito col vostro, non ci metto niente io sul portale della didattica, metto tutto su questo sito, perché per me è più comodo e perché così potete vederlo anche senza password, senza grosse complicazioni, ma sul portale didattica c'è un avviso e questo avviso dice guardate che tutto il materiale è lì, quindi non dovete neanche ricopiarlo, vedo tutte le penne che... su questo sito c'è tutto ciò che avviene in aula e di più. Questo è il sito che si trova su un serverino che gestisce anche altri corsi, questo è il corso informatica, è strutturato così, c'è una prima pagina di avvisi. Poi c'è una linguetta di introduzione che contiene le luci di introduzione al corso, che sono quelli che sto proiettando adesso, l'orario e i testi che adesso vedremo. Materiale sono tutti dei PDF dispense lucidi che useremo durante il corso, lucidi per le lezioni, dispense di esercizi, eccetera, eccetera. Adesso vi illustro qual è il materiale, però qua ci sono tutti i riferimenti. Esercitazioni conterrà le esercitazioni che farete in laboratorio, che vi proporremo di fare in laboratorio, le relative soluzioni e tutti gli esercizi svolti in aula. Quindi in aula molte volte farò dei programmi insieme a voi, questi programmi non state a ricopiarli, no? Se venite in aula è per capire, non per ricopiare. Ok? Ricopiare lo scaricate il giorno dopo dal sito, io quando arrivo in ufficio prendo i programmi che ho fatto in aula, li metto in un file zip e li carico lì sopra. Quindi non state mai a ricopiare qualcosa che c'è scritto lì, perché il materiale lo trovate tutto sul sito, su questo sito. I temi d'esame vecchi, alcuni link per scaricare software o documentazione, questo registro, adesso c'è quello dell'anno vecchio, quindi dovrò ancora metterlo a posto, qui ci metto il registro delle lezioni, quindi man mano che faccio una lezione aggiungo una riga e dico oggi abbiamo parlato di questo, quindi chi salta la lezione, a volte riesco addirittura a metterlo quello della prossima volta, cioè ipoteticamente chiaramente, pianificando, in modo che chi salta la lezione, bisogna ma quel giorno lì cosa è stato fatto, c'è tutto qua, non serve a me, così alla fine c'è già il registro fatto, non devo inventarmelo, e serve a voi, visto che comunque è da fare, tanto vale condividerlo e pubblicarlo. Io mi sono aggiunto un filo in più qua, perché senza nessuna garanzia, l'ho già fatto in alcuni corsi, è andata bene, registro quello che sto facendo, no? E quindi lo metterò poi a fianco del registro, ci sarà un link per scaricare le mie parole e ciò che viene proiettato a schermo, quindi un video in cui viene catturato ciò che c'è a schermo. Dico senza garanzie, se un giorno si impalla, non funziona, non si sente l'audio, non lamentatevi con me, è un di più. A me costa poco e a voi forse può dare molto. Questo è il materiale, il sito intorno a cui lavoriamo. Qui è il punto di riferimento per tutto il materiale. Dopodiché, quello è il punto di partenza. Dopodiché i singoli elementi di informazione di materiale sono questi. Libri di testo. Allora, libri di testo noi... A me non piace particolarmente, però alla fine si è deciso di selezionare questo, un po' perché è molto diffuso, quindi anche facile, diciamo, il circolo, la rivendita, il prestito, sia perché effettivamente di migliori non ce ne sono molti. Questo testo del Dayton & Dayton, corso completo di programmazione, si chiama, il cosiddetto libro delle formichine, perché in copertina ci sono delle formiche. Questi signori, Dayton & Dayton, hanno fatto, credo, 50 libri che coprono più o meno tutti i linguaggi di programmazione. Mi sembra che questa sia la quarta edizione italiana, in inglese c'è già la settima edizione, poi chiaramente la traduzione arriva sempre un anno o due dopo, loro ogni anno fanno la versione nuova. È un testo abbastanza completo, cioè c'è tutto, diciamo,
Attenzione solo che tende a mescolare nello stesso capitolo i concetti semplici e quelli più avanzati. Quindi quando ti spiega una cosa te la spiega fino in fondo, mentre didatticamente sarebbe meglio, comincio a spiegartela nei suoi elementi essenziali semplificati, poi ci ritorniamo e andiamo a vedere i casi particolari, le cose più complicate. Se uno non fa attenzione rischia una prima lettura o un primo studio di perdersi nei dettagli di una cosa che poi in realtà non gli serviranno, ma è una scelta editoriale, organizzato così. Questo è il motivo per cui bisogna fare attenzione a gestirlo. Però lo vedo che molti lo usano, molti sono soddisfatti, quindi se vi interessa, ecco, qui c'è tutto un se davanti, no? Il materiale didattico, non dirò mai, tu compra quello. Quelli sono testi, sono risorse in più, o risorse che potete usare per aiutarvi nella preparazione. Valutate voi cosa preferite usare. Questi qui, come dicevo, si trovano in biblioteca, ma si trovano soprattutto in giro, cioè sono anni che, diversi anni che lo usiamo, la quarta edizione mi sembra che risalga 3 anni fa, ma anche forse la terza non cambia molto. Dopodiché, questo per la parte di programmazione. Poi c'è la parte più di teoria, dove è uscito questo libercolo l'anno scorso del professor Mezzalama, che racconta un po' la parte di, in realtà è più ampio rispetto alla parte di teoria che facciamo nel corso, però lì sono spiegate cose, diciamo, scritte in un libro, con un modo ordinato, che vanno a riprendere le stesse cose che faremo in aula, a volte in modo forse un pochino più affrettato. Quindi anche questo valutate, dategli un'occhiata e decidete cosa fare. Il terzo l'ho citato per dovere, perché è il testo di riferimento del linguaggio C. Un testo di riferimento va bene come secondo testo, non come testo per imparare. Per chi già lo sa e vuole avere, diciamo così, l'informazione precisa di che cosa vuol dire una certa cosa, di avere tutta l'informazione, è molto stringato, molto asciutto come linguaggio, perché ovviamente un riferimento non è un testo didattico. È quello scritto dal signor Kernighan e il signor Ricci, che sono i due inventori del linguaggio C. Quindi quei due che hanno inventato il linguaggio C hanno scritto un libro, The C Programming Language. Poi questa è la seconda edizione, che è stata fatta 10 anni dopo, quando il linguaggio è stato rivisto, nella versione ANSI-C, che usiamo anche, ancora oggi noi. Quindi questo è il manuale scritto dagli autori del linguaggio, che lo specifica nel dettaglio. È un testo più avanzato, no? Quindi serve per chi magari sa già un po' programmare o prevede di poterlo usare nel futuro. Ovviamente sono tutti elencati anche sul sito del corso questi libri, lo dico per chi sta copiando. Dopodiché, altro materiale didattico. Il materiale didattico non ci manca. Sapete che tutte le lezioni del primo anno e anche quelle degli anni successivi per chi proseguirà su informatica, elettronica e meccanica sono tutte registrate in aula. Corso numero 4, se non sbaglio. Comunque, il corso che tiene il professor Mezzalama viene registrato, quindi non so se anche lui leziona lunedì mattino, ma le sue lezioni saranno disponibili automaticamente sul portale della didattica. Quindi, oltre, se non vi piaccio io, potete andarvi a vedere le sue lezioni, o oltre alle mie, anche le sue, sul portale della didattica. O, volendo, potete già vedere anche quelle dell'anno scorso, basta tornare indietro di anno accademico, le trovate. Quindi, per rivedere un argomento, non l'ho ben capito, andiamo a vedere come lo dice un altro docente, oppure, per qualunque motivo, è materiale a disposizione di tutti voi. Poi c'è un'altra risorsa. Circa 2 anni fa, se non sbaglio, insieme ad altri colleghi avevamo prodotto un DVD di video lezioni sulla programmazione in C, appunto. Un corso completo, di fatto, che è diverso dalle video lezioni di Mezzalama che sono registrate in aula. Quello è un corso che è stato registrato in studio, diciamo, che è pensato per lo studio indipendente. Un DVD che uno prende, se lo guarda, si fa gli esercizi e impara a sé stante. Questo è visibile sia online, nel senso che su questo sito qua cliccate qua e lo vedete, vedete le varie lezioni, sia scaricabile, nel senso che c'è una immagine ISO che potete scaricare, masterizzare e poi vedervi, se vi serve. E qui c'è tutto il programma, di fatto coincide abbastanza bene col programma che svolgiamo in questo corso qua. Quindi questa è un'altra risorsa, se qualcuno vuole sentire le stesse cose spiegate o riviste in modo diverso, c'è questo. Non ricopiate gli indirizzi, vi ho detto che c'è sul sito,
il PDF di queste lezioni, di queste slide, e sulle slide lo vedete, fate, cliccate sopra. Proviamo a usarle le macchine, non farci usare. Vabbè, poi sul portale della didattica compariranno, qua c'è il simbolino delle video lezioni, ma già lo sapete il discorso delle video lezioni, perché già nel primo semestre per gli altri corsi spero che l'abbiate usate, visto che il Politecnico investe nel costruirle. E poi compariranno gli esercizi settimanali e vario altro materiale comune a tutti i corsi, c'è un'area praticamente che è comune a tutti i corsi. Io cercherò di sempre di replicare lo stesso materiale che c'è qui anche sul sito del corso, quello che gestisco io, a volte magari resto indietro di qualche giorno, quindi lì comunque c'è il materiale che usiamo tutti insieme, tra cui tra l'altro le esercitazioni di laboratorio ovviamente e le relative soluzioni. E poi sul sito ci sono delle dispense, dei PDF di fatto, tra cui quella che non è citata qua, ci sono i lucidi delle lezioni, che inizieremo da domani, e poi una versione più piccola se qualcuno vuole stamparli, sono 500 slide. Qui c'è il link per scaricare il DVD, qui ci sono i lucidi con 1700 slide del DVD, quindi se non si vuole tutte le video lezioni avete solo avere un PDF gigante con tutti i lucidi, sono qua. E poi c'è una dispensa, questa poi l'aggiornerò perché si aggiungono dei nuovi esercizi, ci saranno 200 esercizi di programmazione graduati, oltre a quelli che faremo in laboratorio, una dispensa con testi di esercizi, alcuni risolti, altri no. Materiale non manca, come vi dicevo. Dopodiché l'altro materiale è il software da utilizzare. Noi scriviamo il linguaggio C, abbiamo bisogno di un software che sia in grado di comprendere il linguaggio C e di tradurlo in modo che la macchina lo sappia eseguire. No? Il nostro interlocutore, il nostro mediatore, il nostro interprete per parlare con la macchina. Questo oggetto si chiama compilatore e poi capiremo meglio che cosa fa. Noi ne abbiamo scelto uno, open source, quindi gratuito, un programma gratuito, disponibile sia per Windows che per Linux che per Mac, e si chiama CodeBlocks. Questo CodeBlocks è scaricabile liberamente a questo indirizzo, e queste sono le versioni ufficiali. Attenzione che per la versione Windows ce ne sono due diverse, ma andiamo sul sito così lo faccio vedere. Questo è il programma da utilizzare, che c'è già in laboratorio. Se vai in download, final release, questo è per chi vuole modificare il programma stesso, quindi non ci interessa, quindi release binaria, quindi distribuzione binaria, e ce l'avete per Windows, per Linux o per macOS più avanti. Fate solo attenzione che per Windows ce ne sono due, uno più piccolo e uno più grande. Quello più piccolo contiene solamente l'interfaccia grafica, quello più grande contiene anche una cosa che si chiama MinGW, che è il compilatore vero e proprio. Inutile dire che è il secondo che va scaricato, quello più grande. Anche se viene per secondo, bisogna prendere lui. Statisticamente il 10% scarica l'altro, poi dice non funziona, certo. Ma sono statistiche vecchie, quest'anno non si applica. In realtà, sulle base dell'esperienza dell'anno scorso, abbiamo visto che questo compilatore è esso stesso un programma open source, quindi gratuito, di cui è disponibile sorgente, l'abbiamo modificato con l'aiuto di uno studente borsista per rendere più facile il lavoro, cioè, di fatto abbiamo modificato le impostazioni per il tipo di programmazione che facciamo qua, quindi abbiamo semplificato alcune cose, rimosso alcune domande, aggiunto della documentazione dentro l'help del programma, eccetera. Quindi ne esiste una versione personalizzata del Politecnico, che è sempre qua in link, credo, link, tool, versione del Politecnico di Torino del compilatore CodeBlocks. Quindi io suggerisco di usare questa, anziché quella, diciamo così, ufficiale, che è modificata un po' più. Di fatto la vera modifica è che imposta già alcuni flag, alcune impostazioni del compilatore, in modo da fornire più messaggi d'errore di diagnostica. Perché il C è un linguaggio un pochino fetente da quel punto di vista, tante cose sono sbagliate ma lui non te lo segnala perché potrebbero anche essere giuste. E quindi noi l'abbiamo impostato in modo che dia più informazioni e ci aiuta un pochino a trovare gli errori.
L'unico problema è che è una versione che potrebbe essere, se trovate dei bug, dei problemi in questa versione modificata, ditecelo così li correggiamo, e per il momento ce l'abbiamo solamente per Windows, quindi chi ha un Mac deve usare la versione ufficiale perché non siamo ancora riusciti a fare anche la versione per Mac modificata con le modifiche nostre. Vabbè, poi classica informazione che credo che già abbiate, è ovvio che per questo corso, come per tutti gli altri, se qualcuno vuole del supporto ancora maggiore, ulteriore, sapete che esistono sempre i tutori del cosiddetto servizio Polyatom, che è a pagamento questo, tutto il resto no, che vale per tutti i corsi, no? Quindi chi vuole può iscriversi anche durante il corso dell'anno, anche durante il secondo semestre, per avere un tutorato online, di fatto che può servire per aiutarsi, farsi aiutare nel risolvere esercizi, fare esercitazioni insieme, eccetera. Non voglio fare pubblicità, ma per ricordare che esiste questo servizio, spero che lo conosciate già perlomeno. Ok, elementi più pratici, operativi, l'orario è questo, siamo in quest'aula, lunedì alle 10 e martedì pomeriggio per 3 ore, giusto? Poi avremo delle ore di laboratorio a partire dalla terza settimana del corso, quindi non questa, non la prossima, quella dopo ancora. 3 squadre, quindi non si va per 4 ore e mezza, ogni squadra 1 ora e mezza, quindi l'orario completo è fatto di 4 blocchi, 3 in aula e 1 in laboratorio. Quando l'elenco dei nomi sarà un pochino più assestato, vi darò la suddivisione in squadre per andare in laboratorio informatico. Come usiamo le ore? Le ore di lezione e esercitazione sono mescolate. Non abbiamo delle esercitazioni separate, che viene un esercitatore a fare esercizi solo e l'altro che invece fa le lezioni spiega solo. Farò sempre io. E mescoleremo esercizi e, chiamiamola teoria o concetti nuovi, nelle stesse ore, quindi non c'è separazione tra lezione e esercitazione, perché proprio perché il tipo di materia, no, porta a essere affrontato in modo molto pratico in questo modo. Tutti i programmi che faccio io li pubblico sul sito, ma se voi provate a risolverli è meglio per voi, e poi magari avete anche la mia soluzione, però il fatto di avere la soluzione fatta da un altro, magari anche averla capita, non mi porta automaticamente a saperlo fare indipendentemente. Quindi è molto importante questo approccio individuale, ciascuno di voi deve provare a fare le cose, provare a scontrarsi, scornarsi, e poi alla fine arriva la soluzione. E questo avviene in particolare nelle ore di laboratorio, che è l'attività di laboratorio, non dico, cerchiamo di capirci, non dico la presenza in laboratorio, di cui non me ne può fregare di meno, siete adulti. L'attività di laboratorio è la parte più importante del corso. L'attività di laboratorio consiste nell'avere una serie di esercizi assegnati e provare a risolverli. Noi vi mettiamo a disposizione i laboratori informatici con tanto di borsisti, dovrebbero esserne 4 più l'esercitatore, quindi abbastanza, vi dividiamo in gruppi più piccoli in modo da potervi offrire assistenza perché abbiate un aiuto nel risolvere gli esercizi. Il motivo per cui facciamo i laboratori qua, i laboratori informatici, è potervi assistere mentre risolvete gli esercizi. La cosa essenziale però è che voi proviate a farli. Noi pubblicheremo sempre sul sito del corso il testo dell'esercitazione qualche giorno prima sempre, tendenzialmente il lunedì, mentre il laboratorio sarà il giovedì, se ci riusciamo a volte anche il venerdì prima, per rovinarvi il weekend. Provate, guardate gli esercizi, provate a farveli. La cosa ideale, se voi arrivate in laboratorio col programma, con gli esercizi già mezzi fatti, che non funzionano magari, ma con 20 domande da fare, piuttosto che non arrivare lì e dire cos'è sta roba, e poi dura 1 ora e mezza, ci mettete mezz'ora a capirlo e non c'è poi tempo di sfruttare al meglio l'occasione offerta dai laboratori. Se poi lo fate a casa e vi funziona tutto, bene, no?
Io non vado a prendere la firma di presento, far consegnare relazioni di laboratorio o altro. Il laboratorio è un'opportunità che vi viene offerta per farvi aiutare quando incontrate problemi con i programmi. Che lo facciate a casa, che lo facciate in laboratorio, l'importante è che proviate a farlo. Individualmente, su questo insisto tantissimo. L'unica cosa è che soprattutto all'inizio del corso i posti in laboratorio sono contati. Quindi, soprattutto all'inizio del corso, attenersi alle squadre assegnate. L'orario è più comodo, più scomodo, e vabbè, la vita non è giusta. Più avanti, statisticamente, la frequenza cala e quindi è anche più tollerabile se uno si sposta di ore o se uno si ferma due turni anziché uno, proprio perché gli piace. L'esame è una prova scritta in cui si scrive un programma in linguaggio C. Sarebbe tanto bello farlo a calcolatore, ma purtroppo con i numeri che abbiamo dovremmo occupare il laboratorio per una settimana intera. E quindi siamo obbligati, costretti a farlo in aula. Carta e penna, scrivere un programma in C. Che non vuol dire che per prepararsi all'esame devo imparare a scrivere in fretta sulla carta. Per prepararmi all'esame devo imparare a fare i programmi che funzionino a calcolatore. Perché sulla carta funzionano sempre tutti, li scrivo, li leggo, guarda che bello. E poi quando li metti sul calcolatore che ti accorgi se funzionano davvero. Quindi per questo insistiamo molto sul laboratorio, sul fare i programmi davvero, e poi a questo punto l'esame viene gratis. Devo solamente scriverlo anziché batterlo sulla tastiera. E poi ci saranno delle domandine anche sulla parte di teoria, ma adesso poi i dettagli su come sono fatte le domande, come ho fatto l'esame, li prendiamo più avanti che ci sarà tempo. Vabbè, qui ci sono delle note, ma è inutile che ne parliamo adesso quando l'esame sarà a giugno, chiaramente queste cose qua le riprendiamo più avanti. Quello che ci serve sapere è che all'esame ci sarà un programma da risolvere. Se andate sul sito, vedete gli esempi dei testi d'esame che abbiamo dato l'anno scorso. Ecco, io qua ho provato a sintetizzare dicendo cosa serve in realtà di tutto questo materiale didattico, laboratorio, eccetera, cosa serve davvero per passare bene l'esame. Il primo punto è quello che vi ho detto all'inizio, imparare ad analizzare, quindi capacità di analisi e di sintesi logico-razionale. Non c'è scritto saper fare gli integrali quintupli, c'è scritto saper ragionare e riflettere su come ragioniamo. È più difficile di quanto non sembri, perché tante cose le diamo per scontate. E per allenarsi a questo, fare gli esercizi. Davvero, da soli, cioè non basta sedersi vicino a uno che lo sa fare, ok? Anzi, se siete incerti, sedetevi vicino a uno che è meno bravo di voi. Non uno più bravo, perché se no guardate, vi sembra di capire tutto, poi arrivi a casa. Anche gli esercizi scemi, faremo tanti esercizi scemi, ma sì, ma quelli sono tre righe, no, facciamolo, fatelo. Perché poi io vedo gente che mi arriva dopo aver fallito quattro volte o cinque l'esame e vedi che le loro difficoltà sono poi sulle cose sceme. Le cose più articolate le faranno fare, ma poi le cose di base si perdono perché si sono già persi dall'inizio. Sono le prime settimane poi che sono quelle più critiche. Farlo vuol dire non scriverlo su carta, vuol dire scriverlo su PC e farlo funzionare. E verificarlo e provarlo e poi giocarci una volta che ho risolto un problema, chiedersi: e se invece volessi fare una cosa diversa? Così lo modificate, perché poi alla fine l'esame, ma in realtà tutta l'informatica, tante volte è piccole varianti su cose precedenti. Allora uno deve aver, se l'hai capito bene ti diventa facile modificarlo per fargli qualcosa di diverso. Se l'hai messo in piedi e funziona per caso, di sicuro non riuscirai a modificarlo perché non sai dove mettere le mani. Quindi questo è un test, no? E poi di fatto alla fine uno capita anche che si diverta, scusate, in queste cose. Ultime due slide, poi così riesco a finire con un minimo di anticipo per darvi fiato prima della lezione successiva. Questi sono i nostri contatti, non state a copiarli, ovviamente li vedete sul sito. Se avete bisogno, non tanto durante le lezioni che abbiamo modo di vederci, ma in ogni caso per questo semestre io tengo l'ora di ricevimento il martedì mattina, mi mandate una mail solamente per avvisarvi che venite, se avete bisogno d'altro. I link sono questi, ecco, l'unica cosa, la dico per ultima perché non vi appassioniate troppo,
insieme ad alcuni colleghi di altri corsi paralleli abbiamo aperto una pagina Facebook, non particolarmente, però è un punto di incontro, no, su cui potete o possiamo discutere degli argomenti del corso. No, il link ovviamente è sempre sul sito. Pagina non ufficiale, vuol dire che è uno strumento principalmente di comunicazione tra di voi, ma visto che ci sono anche studenti di altri corsi, le domande, le discussioni sono condivise tra tutti. Poi io e gli altri colleghi magari buttiamo l'occhio e diamo anche una risposta, però non è lì il punto in cui potete fare domande al docente, mi mandate una mail piuttosto, no, se volete avere una... Quello è uno strumento in più di comunicazione, non è la pagina ufficiale del corso, okay? La pagina ufficiale del corso è quel sito là in cui c'è il materiale vero, lì è uno strumento di comunicazione. Quindi se volete vi potete iscrivere a questa pagina, non chiedete l'amicizia a me perché non me ne frega niente di sapere cosa avete mangiato ieri sera, eh? Però io quella pagina la leggo. Ci vediamo domani.